Amici del lago Big Fish, ma soprattutto amiche del lago Big Fish, buongiorno a tutti. Anche oggi arrivo al lago per provare a prendere i nostri amici black, questa volta a mosca. Abbiamo fatto il video con lo spinning, con il grande Roberto, e oggi invece siamo qui con un esperto mondiale, ma cosa dico mondiale? Internazionale, ma cosa dico internazionale? Bolognese di pesca al basso, il nostro amico DM Mirko. Grazie, grazie Mirko. Ciao a tutti. Grazie per essere venuto qua con noi. Il lago è vergine a mosca, nessuno ci ha mai pescato, soprattutto i bass non hanno mai visto una mosca, quindi il lago oggi è tutto tuo e speriamo che vada bene. Proviamo, proveremo un po' di esche tra streamer, terrestrial, popper e qualche piccola imitazione di pesciolino fatta in tessuto, in seta, in robe strane, in coniglio, esatto, e poi a fine sessione vi diremo com'è andata. Adesso andiamo in pesca. Andiamo. Adesso ho provato a montare uno streamer in coniglio con delle strisce rosa di elastici e l'abbiamo appesantito per cercare di dare un movimento ondulato. Vediamo se piace. Con riflessi argentei che per il peso in testa assume un dondolio naturale quando recuperi. Thank you.
adesso a fare qualche lancio con un popper, anche se abbiamo avuto la sensazione che non ci siano molte chance a galla, però proviamo perché non si sa mai. Questo è un piccolo popper galleggiante. Proviamo adesso con un altro streamer completamente decentrato, con un dumbbell sulla testa in maniera tale che giri così e non prenda contro le radici. Vediamo che funziona. We'll be right back.
è giunto il termine, ormai è sera, i pesci venuti fuori sono tanti, anche se ancora non abbiamo capito bene quale sia l'esca migliore, però a streamer hanno risposto molto bene. Adesso lascio la parola a Mirko che ci dirà le esche che hanno dato di più e quelle che hanno dato di meno. No, sicuramente è ancora troppo presto per insidiare i pesci a galla, li abbiamo catturati tutti a streamer aspettando che l'esca sia di sul fondo e recuperando la piccola di vibrazioni. Gli attacchi sono veramente tenaci, tempati, l'esca viene ingoiata grandemente e le catture sono divertenti, vale veramente la pena aspettarsi qualche ora. Bene, io ringrazio Mirko, grazie mille della visita, speriamo di rivederti presto, un saluto a tutti e ci vediamo il 2 ottobre all'inaugurazione dal 17 in poi e dal 3 potete venire a insidiare i nostri meravigliosi black bass. Ciao a tutti dal lago Big Fish!